Ciao bellezze, nuovo video tag ideato da Sorellina. Vi lascio il link di questa ragazza simpaticissima e divertentissima del suo canale giù nell'info box. E ho visto le domande dal canale di Barbie Xanax. Simpaticissima anche lei, divertentissima, seguitela nel suo canale. Ciao ragazze. Allora, sono un sacco di domande, iniziamo subito, amo i video tag. Ciao Sorellina. Scusate, chiudo un attimo la finestra perché ci sono dei rumori pazzeschi. Ok, iniziamo. Scusate la poca luce, ma sono le 7 del mattino. Allora, prima domanda. Ah, prima di tutto, il tag si chiama Se non fossi una youtuber. Io non sono proprio una youtuber di quelle super famose, ma comunque sono una piccola youtuber. Prima domanda, se non fossi uno youtuber, pensi avresti speso tutti quei soldi che solitamente spendi per comprare una qualsiasi cosa, da cui poi ne trai un video haul, review, video assaggi, eccetera, eccetera, eccetera? Penso di sì, penso che avrei comunque fatto la spesa al Lidl, penso che avrei comunque preso delle cose al Lidl natalizie, anche se non avessi fatto video haul, l'avrei comprato lo stesso perché amo comprare oggetti natalizi non solo da Lidl ma in generale, quindi anche sì, assolutamente sì, i video spesa li avrei fatti, cioè la spesa l'avrei fatta anche se non avessi fatto i video spesa, quindi assolutamente avrei speso i soldi lo stesso. Prima domanda. Seconda domanda, se non fossi uno o una youtuber, pensi che avresti in qualche modo conosciuto le persone che ora reputi tue amiche o amici? No, senza YouTube non avrei mai conosciuto, tra virgolette, Alice, Simona, Sabrina, Francesca, eccetera, 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 Ambra, eccetera. Grazie a YouTube vi sto conoscendo, tra virgolette, spero anche di conoscervi dal vivo, sarebbe bello. Terza domanda, se non fossi uno youtuber, pensi che ciò che ti ha fatto diventare... No, aspetta. Se non fossi uno youtuber, pensi che ciò che ti ha fatto diventare youtuber caratterialmente lo saresti diventata senza? No. Ho sconfitto con YouTube un pochino la timidezza e non credo che sarei riuscita a parlare davanti a una videocamera se me l'avessero richiesto o se mi avessero obbligato a farlo. Se non fossi uno youtuber avresti seguito qualche youtuber? Questo assolutamente sì, seguivo Ambra, seguivo il Fette Instabile Channel, seguivo già l'Angolo di Seidori, seguivo già Lulaida Cat, seguivo già Cleo Makeup, Makeup Delight, Nadia, Chiara Facchetti, eccetera eccetera. Quindi sì, assolutamente sì. Se non fossi uno youtuber, esprimeresti il tuo parere in modo diverso sotto i commenti di altri colleghi che magari ti trattieni dal fare per timore di rovinare la reputazione del tuo canale? Allora, io ho sempre commentato in modo sia positivo che negativo, sempre con le dovute cautele, sempre con le buone maniere, sotto qualsiasi video, già adesso che sono una youtuber anche prima, lo farò sempre, quindi non cambia niente. Se non fossi uno youtuber, come avresti impiegato il tuo tempo? Avevo un sacco di hobby e, a parte YouTube, ho un sacco di hobby anche adesso. Leggo, scrivo, ascolto la musica, ballo, guardo la televisione, esco, faccio la spesa, cucino, faccio un sacco di cose. Creo con il Fimo, anche se devo comprare il Fimo, comunque ne ho ancora un paletto e creo con il Fimo. Quindi ho un sacco di hobby e YouTube è uno dei tanti hobby che ho. Se non fossi una youtuber, su quale collega avresti avuto un'opinione diversa da quella che hai ora grazie al fatto che hai potuto conoscerla attraverso collaborazioni o altro? Allora, non ho fatto collaborazioni con lei, ma mi piacerebbe collaborare con Selvaggia, S&S Style and Makeup e soprattutto con l'Angolo di Seidori, perché sono due donne fantastiche, però sembrano molto... Allora, soprattutto... L'Angolo di Seidori, non ti offendere, non voglio offendere nessuno, ma sembri molto programmata, costruita, sembri molto sicuramente educata, bravissima, adoro i tuoi video, però mi sembri tanto organizzata, troppo forse organizzata nei video che fai, dovresti essere più spontanea, un piccolo consiglio. Comunque vorrei conoscerle, vorrei collaborare con loro. Poi, se non fossi una youtuber, apriresti un canale YouTube? Assolutamente sì. Se non fossi una youtuber, guarderesti i tuoi video? Forse sì, gli ultimi che sto facendo mi piacciono tantissimo perché parlo tanto, quindi sono sempre solare, simpatica, meno credo di essere simpatica, spero di esserlo, quindi assolutamente sì, guarderai i miei video se non fossi io una youtuber. A volte odio la mia voce, a volte no. Ultima domanda, tagga chi vuoi. Allora, io taggo sempre le stesse persone, se volete rifare questo video sono ben contenta. Taggo Ambra Osservatrice Scaltra, taggo Il Fette Instabile Channel, taggo Sabrina dei Hidden Beauty, taggo Fra Style and More, Francesca,
Taggo anche chi taggo. Sarà in mod se fai ancora video. Taggo Roberta Gino, taggo Rory Ame, taggo tutte voi. Un bacione. Ciao!